Rosetta? Rosetta? Oh! Come penso da ballo non da panza, morre mamma! Prego, noi siamo lasciati, ti scusate! Allora se siamo lasciati a cundola è dire io, va bene, comunque non ti puoi stare ma subito mi letto! Maico, vattene via! Mare, non è come pensi, sogno poppo io! E tu con spacchiusi questi mutande le ho badate, ma che fa, non t'affronti, pezzi in mezzo! Signor Michael, si calmi, sono l'istruttore di tennis! Io i racchetti di zicco no culo, sta capendo, ega! Ehi, che sta succedendo? Le vuoi da mezza minchia tu? Oh, è spesso, posso sapere che è successo? Niente, niente, cicciuzzo, è stato un malinteso! Ma zicca, ho l'istruttore di tennis! Minchia, più davvero! Ma non è vero, Michael, smettila! Vieni con me, eh! Va bene, bara, qui, spaccamoci la testa, hai chiesto! Michael, ma Michael, torna qui! E allora Ciccio, c'è una coda al telefono della macchina, c'è la picchia e c'è attacchi da sotto. Che ci vuoi buttare la casa a terra? C'è sto rubo sta casa, quando stima canne cavallo. Ma vedi che costa, non chiuda la testa. Spacchio vendere. Ma se posso sapere che pari mia se tu vuoi chiedere una gran stupagliata? Ma certo, tu niente fascisti, vero? Che fai, eravate nudi per caso e ti scende coso fra minchia? Mare, tua moglie non ti vuole più, l'ha capire chisto. La vita a volte dà, a volte te le scippa di mano. Ma perché non viene qua sotto che tu faccio per io che ti scippo? A testa ti scippo! Senti, mi dispiace, va bene, ma a tua mogliere ci mangia, io che compagnaio! A tua sora ci mangia, non a mia mogliere! Cosa siamo pronti, eh? Ma poi la cosa che mi fa incazzare non è che mi fici conto, è che sta azzeccato un cretino come a Dio con gli spacchi mutanni! Ok, Mare, scusa, scusa, ok? Non succederà più, promesso! Ma che c'è tu, scusa, scusa, tanto mai dai sasti, minchia, ti meriti un applauso, sai, ti meriti un applauso da facce! Ma... E ora dato che non vuoi scendere, ti faccio scendere io, ti scrovecchio una casa, cretino! Signor Michael, lei non sa cosa sta facendo! Amore, addumo sta macchina su Schumacher, va! Grazie Ciccio, scusa il disturbo, comunque mi raccomando questa storia dei con, acqua in bocca, state muoto e non ce ne erano. Io già ci ho fatto la foto, l'avevo messa di Facebook, chiavi 200 mi piace da casa sdruccata. Bravo bestia, ora mai soppare i miei compagni che mi picchiano un po' culo, bravo. E questo chi cavolo sono? O sai cosa sogno io? O sai cosa sogno io? A rispondi! No. Tu cos'è? Io sogno Ciccio. Patente. A posto. Ciccio, tu sai cosa sogno io? Lei è Vittorio. Vittorio Sugamele. Bravo. Bravo Ciccio, ora spieghi a tutte ste minchia cosa sogno io. Il signor Vittorio Sugamele è una specie di capo mafia terrorista pazzo. È un cristiano pericoloso, eh? C'ha robe caramelle e picciridde. Fai così che cavalli e poi dopo si mangia. E masterizza magari c'è di patria 60. Bravo Ciccio. Cara, mi sta mazza. Ora, ma spiegare. Perché? Perché mi sto roba sta casa? Ma tu sai quando spacchi c'è di a masterizzare per cucchiare i soldi, eh? Ai. Scusi, non pensavo che era sua. Io dopo minchia pensavo che era, sciamoneto. Dell'amante di mia moglie. Niente di meno. Mi scusi, la prego, mi scusi. Bene. Sembrerà strano, Mare, ma ti capisco. Magari io ho avuto una moglie stupagliara, per davvero. Mi dispiace. A mio no. Quindi, a posto di ammazzare del cago come un cane, ti do la possibilità di ripagarmi qualche danno, tipo 3 milioni di euro, va bene? E come no? Bene, fin mercoledì. Scupina. Vieni qua, dammi la mano. Come stai, Mar? Come uno sgraccato da faccia. Minchia, ora? Bastardo, tennista, bastardo. Ma come faceva a sapere che non era da sua a casa? Scusami, tu ti non vai a fottere arance.
Io rubo qualche motorino. E vedremo se potremo accucchiare questi soldi, va. 3 milioni di euro. Gli manco su faceva buttana. Ok, vai. Io sogno che ho fatto con la fiori. Iaffio! Iaffio! Ehi, a studiare dopo, forza! E perché? Perché? Perché domani devi andare a scuola, forza, e da fare cose di avanti, forza! Minuto! Eh? Oh, minuto e stacco, papà, ci non vorrei mica, vedi che a fare, oh, dite da mamma, non so, ci fate parole crociate! Ma che fa impazzisti? Ah, vedremo come io che ora. Un televisore 200 pollici mi spondasti. Ma vecchio, cattaste tu? Ma che vuol dire? Scusa, vecchio, ero il televisore. Ora come muoio di Max banco dei pugni. Ora muccate nuovo. A pensare a storiare, cretino. Caso t'abbollono da macco mia, sai, vecchio. Ti fammi guardare coppa avanti, forza, viremo. No. No. Come può stare tutto io a nocca entra? Cuccato, dai, non fare niente. Ma che è tutto questo tuo problema? E va bene, mi non voglio fare affuttare l'arancia, va, si mi attacca nel colpa tua. La canesce ogni tanto, che sta diventando un bonghio, non so, ci iscrivi in palestra. Oh, lo sai una cosa? Se sei nervoso perché mamma ti stampa 100 con al secondo, non dirla a picchiare con me, va bene? Che non ci comprendi. Va bene, scusami. Dai, tranquillo, portamolo a caffè, va bene? Io non ne vivo caffè! Vabbè, facciamo qualcosa, ni scemo, non lo so. Andiamo a sparare c'è a te che chiumini? Papà, ma sei sogno animalista! A bicicletta! Ah, certo! Ti vuoi fare giri a bicicletta con sto cavolo? Va bene, forza, così ti squaglia da digna e ghetto sangue finalmente e te leva a mezz'e pere. Va, muin, muin, vai! Tana da miseria! Ah, uire, che bello! Già mi sto parendo magari più sicco fatto! Se continua a picchiare il paculo, papà, mi raccomando, eh. Dai, che scherzo. Ma che ti pare che sogno 100% promotti? Ah, oh, ne stiamo divertendo, mi pare, no? No, tu ti stai divertendo, io voglio una televisione nuova. Ah. Cioè, io non ci credo, ti lamenti sempre che non ci sono soldi e poi mi spacchi 5.000 euro di televisione. E ora mi la accattare, vedi che sei bestia. Senti, per i poco, la televisione ti disse che ti accatto nuova, non ce n'è problema, non sai che i soldi spizziamo. Io volevo stare solo un poco con te. Ma poi non capisci perché ti picchi solo con mia. A tua figlia, per esempio, non ci dici mai niente. Ehi, tua sorella è saggia, brava Caruso. Certo, è brava Caruso, che si gioca, si embriaca, si raccoglie i cinque, tutta stotta, fa stupagliara e ora fa magari il film pornografico. Ehi, ma chi è sta storia? Ma sta venendo da vacca da sotto? In questo momento tua figlia Sandina Iedda si sta facendo caricare una carina dei quattro mascoli. Chi sto picchiare una brava carosa? Su, mi sta picchiando un po' culo, t'ammazzo. Va bene? Papà, aspetta! Occhio che ci sono tutti i scicchini da sopra! Scoglia mori! Ma cos'è tu? Ehi, a Radio Rai Philips, mi ehi, hey, sto bagliara, amo in una casa, forza. Papà, ma che sei impazzito? Qui dobbiamo girare un film. Bello film e fottere. Senta, muine, prima che ci spacca la destra. Vedi che mi danno un sacco di soldi e poi c'è anche il produttore. Mi stai facendo fare, me la combassa con il produttore. Lo sogno io. Caido. Amo in, forza. No, papà, non vengo, voglio fare la sto bagliara. Ehi, no, ehi, papà, lasciala stare, vecchio. Papà, ma che stai facendo? Sei pazzo, sei pazzo. Non so per nadare. Per una roba a casa, facemi i conti tutto lui. Amo in, forza. No, papà, non puoi decidere. Tu sei una stoppagliara, sì. Oh, chi è che sto cacciasalamo? Dì la verità, papà, chi te l'ha detto che ero lì? Chi te l'ha detto? Tuo frate Affio. Tu bastardo, ora però figlio scavazzo le coppa, ci scivo tutto, scivo. Vedi che mi spaccavo la televisione, sta impazzendo, e a picchiare, la ma buttare lo spiccio. Ma che c'era bisogno che ci dicevi dove mi trovo io, eh? Certo, così almeno sa piglia magari con te, no? E chi se la pigliare sempre solo con me? Che sogno, figlio bastardo? Ti affiugo, caga! Oh, figlioli, che fanno? Pigliamo gelato, ah? Facciamo la pace. Oh, caga, tu hai gelato! Ma che spacchio è sta cosa? Che arrivano paro stre? Chi da marijuana è? Giocato! A che fate sta picchiando vizio? Chirica non è da me! Ma io dico, ma come li hai cresciuti questi bambini? Che educazione ci hai dato? Che c'è? Hanno un padre alcolizzato che vive come una signora, la mattina, in zinesira! E non male! E non male che crescono stotti, no? Tutta colpa tua! Ehi!
Gran scupina! Tu che ci insegnaste i picciriddi invece? A tingere sull'ugna reperi con smatto rosa? A mettere esami in gonna per chirasino usato dopo banagre per fare la buttana? Eh? Oppure a ziccare se l'usciuttore di tennis quando marito non c'è? Ma che fatti la mettere in tuo culo, Michael? Che ti piacesse? No, ti piace a te, dato che se mi si fate facessi ingaggiare col trans. Se ti piace a banana non ce n'è problemi. Però ti cadi nel ghiere, mi chiudere di pompe non ne voglia per casa, va bene? Io ti sono stata fedele tutta la vita e tu mi hai ripagato così, vergognati, ma ora mi diverto io, ora mi voglio divertere. Sono finiti i tempi in cui mi stavo a casa a cucinare di cutulette e la pasta capsassa. Ma sei una cucinato mai in da tua vita, cara dubbi, con gli spacchi sofficini dell'Eurospirit? E ci hai permesso? Istruttore di yoga, mi scusi, buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Sai una ra, cingillì, cingillò, cingillà. Mi ha l'altro testa e minchia si buttava. Michael! Oh, caga, va. Signor Michael, si rilassi, venga a fare yoga con noi. Ah, che non ci scoppia. Ah, che sì, da ritirasti, eh? Che sta cercando, chi sta? Ah, vai, papà. E arriva uno parustri, eh? Ecco, spacchio vecchio, popolo, eh? Basta, Michael! Smettila, anche tu da giovane te li fumavi gli spinelli! E a moglie l'uno che non sbambamo! Tony, che ci fai, ca? Oh, buono da trovo! Grazie, grazie, sarà un travaglio! Si vede che ammazzare cristiani per mestiere fa scalare! Ah, sì? E allora che mi conta in bare? Che niente, la solita vita, no? Che mi a fare? Questa crisi tiriamo avanti, no? No, perché mi conta tua moglie, che poi è mesoro. E ultimamente diciamo ti stai comportando un poco male qui da. Ma si ranesce a dare qualche tanto, t'ambriaghi e cironi coppa. Oh, che sta con me nanno. Ho fatto che tua sora è una gran stoppagliara. E tenda qui queste ore dopo 20 anni di matrimonio, eh? È troppo tardo. Vuoi sapere il problema qual è, eh? Io avevo 10 anni che mi cucina sofficini. Spatti manco finto sta sottomacca. Ah, sottomacca? Sì. Sta stoppagliara. E lo sa, c'è lui che ti hai detto fino a... Scusate, mi sono fatto prendere dalla conversazione, non vi ho salutato. Rosetta, chiassoro, te fai sempre più poca, te fai buona, in chiassu era tuo marito, ti mungeva a stimmine, ti faceva nascere un latte. E affio, tu diventaste un bogno, come un spacchio di riducisti. Cerca di mangiare più picco, zio. E chi sti sofficini su? E tu con spacchio sì. Mi chiamo Walter, sarei l'istruttore di yoga. Onne è Sandina? Onne è Sandina, Iaf? Mi pare che il signore a fare un provino un po' grande fratello. Onne è? Ma papà, lo sai com'è Sandina? Vuole diventare Popo. Che a diventare? Popo. Spacchio vuol dire Popo, eh? Popo, è tipo famosa, va. E tu ci mannasti? Ma mi è che mi interessa. Mi chiamai Cosco, polama o serazzo, mi chiamai una moine, forza sopra. E perché, che vuoi fare? Oh, ma che voglio fare? Io a me nepote ho un grande budello, non c'è la mano, va bene? E che spagli per sì? A moine, forza! Ancora qua, sì, a moine! Ok. Ah, come non ne posso avere più facile nella mia vita. Bello! Buongiorno connuti, sono Sara Liccaricchi e queste sono le audizioni del Grande Fratello, proprio qui da quartiere San Cristoforo di Catania. Oggi vi presento la nuova concorrente, Santina Pappalato. Guarda che sono emozionata! E raga, sto pagare! Ciao! È un po' emozionata la nostra amica Santina, perché oggi ci mostrerà un balletto sexy chiamato il balletto della stupagliara. Stai calma, rilassati, perché qua a noi le stupagliare ci piacciono. E anche tanto direi, ma cosa struzza oggi? E mio papà con mio Zutoni? Zutoni, certo. E perché non vedeva magari la nanna ora che c'era? Zutoni, ma che ci fai qui? Senti, bene, questa non è c'è posta per te, va bene? Forza. Oh, voi statevi là, statevi manzi, cammi e non mi disturbate la scopina, cioè l'artista. E 3, 2, 1, ok. E per il grande bordello vi presento Sandina Pappalato. Musica! E stavano davanti al caffè. A me come macchina stupacà, stupacà, stupacchiara. Che mariti sono. Già spacchi tu, già spacco io una testa. Ehi, pedofilo. Ehi, con ti stai parando? Facci miglia. Sicurezza, sicurezza, restate quest'uomo. Io ho pure che vanno da scippo. Che tu con spacchio si danza in Washington, era caro. Oh. Mamma mia. Mi scappavo. Assicutolo, picchio, la chiappo. Ah.
Ragazzi, stiamo calmi, io sono soltanto il presentatore del grande puttello. A me da così, che se venisse a tuo figlio di 16 anni che balla con un vecchio pedofilo come a te, che fa, non c'è spagna destra? Rispondimi, perché ti scippo a cedda? No, no, cedda, no, per favore, non ho fatto niente, io ve lo posso giurare, ok? Lasciatemi andare, va bene, d'accordo, vi giuro che non lo faccio più, vi posso anche pagare, vi do 1.000 euro a testa, andate da vostro paese, la vita è un bonifico, ve lo giuro, giurin giurello, mi deve cadere l'uccello, ok? Va bene, ciao. Aspetta, cavallino, tu che pensi che donna a casa oggi? No, vi prego, fatemi tornare, che c'è mia mamma che già ci calava la pasta, che poi si picchia con me, vi giuro, voi non la conoscete. Vabbè, Tony, si sta cagando. Dai, andiamo, qua, può bastare, lasciamolo perdere. Ma come, ci toccavo cularino a tuo figlio, a me ne pote, lasciamo una così, non se ne parla. E tu, levi da causi. A posto. Oh, belli cosci pollo hai. E ora? E ora fai un ballone a sto pagliara, come ci faceste fare a me nepote? Ma è stata lei che me l'ha chiesto! Oh, a balla, con scipollo! Bravo, bravo, così! Dai, 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 che schifo, dai! Chiamare una blatta cullale! Ora accalete, 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 accalete! No, vi prego, non vi fate del male, fatemi tornare a casa della mamma, vi prego! Caso, siete cretino! Avanti, ora scappa, forza, via! Ok. E alla vitilla di mutanne, che ti cagaste! Dai, Tony, lascialo solo perdere. Mare, vuoi un passaggio? Ah, tranquillo, mi faccio una passeggiata. No. Sei finito, ora te sparo. Ah, mi sparavo! Ti ho detto sempre che non si fuma nel mio salotto, va bene? E alla vitilla sta scena che fai felice pure come non d'affronto, imbriacone! Vergogna! Grazie. Tu invece picchi non ti lavo pacchio, che fai feti baccalando sotto. Che monsignaro! Io mi lavo con l'acqua raggia tutti i santi giorni, va bene? E faccio odore di fragola. Forza, ammettilo. Ehi, con te stai parlando? Va bene. Va bene cosa? Oh, di nuovo vai! E comunque da oggi in poi devo scudare la mia patata, va bene? Dato che faccio puzzare il baccalaro. Che si mangia, pisci oggi? Ah, sì. Rosetta, ave bello baccalà. Non ci diretta, maestro. Cingillì, cingillà. Sei rilassata? Sì. Va bene, iniziamo allora. Cingia rilassata. Usai un veleno con moietta. Pare una vipera raggiata, pare. È lui che provoca, che mi dice che faccio puzza di baccalà del pacchio. Allora chiamiamoci. Maico, vieni con noi. Andiamo in. No, ne faccio sti minchiate. No, maestro, per favore, no. Tu non ti preoccupare, adesso ci rilassiamo tutti. Avanti, forza, andiamo. Vieni qua, vieni qua. E allora, Michael, dimmi, come mai sei così nervoso in questo periodo? Ti pare giusto che una moglie a suo marito ci dice che fa fede ora scende, eh? Ma che rispettosità è, eh? Ma questo lo fa perché ti vuole bene, Michael, capisci? Sì, bene, ma sono manco marona. Rilassati, rilassati, gioia, respira, respira e calmati, calmati. Michael, per favore, però non essere vastaso, mi raccomando. Avanti, forza, cominciamo. Cercate di stilassarvi, mi raccomando, e culo tiso. Bene, il culo tiso è importante. Oggi, Michael, ti insegnerò a piegarti a 90 gradi. Quindi fatti un poco più in là. Dando da pedino. Neca. Forza. E allora, siamo pronti? Sì. Avanti, respira e agnutichiti come una cattocciata. Bravo, bravo, sta parendo un avvolo di Natale. Ti mancano solo i baddi. Bravo, Michael, ora rilassati e accaliti. Piegati, piegati tutto, piegati come un iPhone 6, piegati. Bravo, Michael, non pare manco tu, vada. Bravo, Marco, vedi che sei rilassato ora. Sì, magari più bello non da facci. Non mi toccare. Walter, non ti illudere, sti cose con sto saluto non funzionano. Bestia era e bestia resta, sicuro. Accale di essere muta. Ora ti faccio vedere una posizione del Kama Sutra. Kama cosa? Il Kama Sutra renderà la tua vita sessuale migliore. Ecco, bella, lo stai sentendo cannone, eh? Lo senti il serpentello? Oh! 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 Oh, bastardo! Tu scippo su se Maico, cosa fai? Maico, Maico, Maico! E chi si c'è punito? Che è successo? Un baccalare mio mogliere è solo da me! Hai scelto che sei incredino! E chi si geloso di Walter che magari può un po'? Andiamo, Walter, andiamo in un altro posto a fare yoga! E per quanto che noi siamo lasciati, che manco tanti sa chiù! A qui che non c'è attisa! Oh! Sto bagnara! Rosetta! Spacchi yoga! Scusate, sapete che ore sono? L'ora che attaccate l'orologio. Ah, qua siete. Ciao, per poco. Ciao, Michael.
Ciao mamma! Ciao Beddo! Senti Rosetta, io non sono interessata a fare un'altra lezione di yoga con tuo marito e con Ciccio Bomba dopo. Oh, ma... E di che stai parlando? Di mio figlio! Non mi interessa, sembra un pezzo di voglio salato, come a suo pace! Ehi, per i bocco! Sugno io che devo avere lezione di yoga, quindi cerca di buttare mi rispetto. Vi chiedo soldi e ti indappenda carina, io sono ricco, che ho ricco di con questa paranno. Va bene, Mbaro, sai chi ti dico? C'è una cosa sola che non sopporto e lo sai che cos'è? Michael, calmati! Potete fare silenzio, mi sto concentrando! Stai muta tu! Cara, mi sto computer! Ma la rogazione! Siete pazzi, mio MacBook nuovo nuovo, mi l'ho visto! E che fa, ora non morisci più Ciccio Bomba, pezzi sbirulino! Michael! L'ultima peraltro, cioè. Ascolta, Rosetta, io voglio... Ti voglio chiedere scusa, non fai fedi baccalà da sotto giù. Mamma, aspetta, quello che ti vuole dire è che lui è follemente innamorato di te, magari suo embriagone. E poi vuoi mettere un papà contro su coso bestia che fa yoga? Ah, vai a mamma! Allora, che fai? Ci riproviamo? Esatto, riproviamoci, che ci costa? E allora? Niente più alcol e lave da scide, tutti on. Certo, tutti on, certo, certo. Anzi, sai che faccio? Mi finivo bagno schiuma. Vado al supermercato, lo piglio e torno, va bene? Va bene. Ah. Vuoi entrare a X Factor? E che problema c'è? Ti faccio entrare io che sono il cugino di Morgan, no? Ascolta, Benda, domani sei X Factor, sicuro come a sorpresa dell'Ove Pasqua. Però questa sera mi devi assicurare che vieni a casa mia. Ci prendiamo due pizze, una birra, ci scambiamo un po' di coccole e poi magari te la incavallo. Ma quindi fammi capire, io entro X Factor, sei in piatto con te? Sì, però mi raccomando, non ce lo dire a tuo papà che quello è psicopatico. Ehi! Hey! Com'è psicopatico? Signor Pappalardo, la prego, posso spiegare? Non è come sembra. E a fiù, controlla che non viene nessuno, che c'è infilare in discusso a sto cancio biondo caravano. Chi è sto potere? Ruau, c'è Jax degli articolo 31, ficchi dentro, forza, forza! Assettiti. Oh, signor Michael, ma che pazzo? Mi vuole fare un piercing da testa? Ah, che dolore! Ai. Guardi che io la denuncio, sa? Ah, puttana da miseria! Ma qua che denunci tu, eh? Basta! Fa male? Lo vamo sta maglietta! Signor Michael, cosa vuole fare? Non mi violenti! E che è violentare con sto pettipollo che hai? Ti faccio un tatuaggio! Che cosa? State fermo! Signor Michael, la prego, io ho paura degli aghi! Ti faccio diventare un social Fedez, ti faccio diventare! E voilà! Che sei un'opera d'arte mobile, sei! Ma che mi stampa? Una minchia andovetto? Ti piace? Ora facciamo un ritocchino ai capelli! No, i capelli! Fermo! No. Capare una buttana con sti capelli! No, non mi tocchi la coda di cavallo! Muoto! Signor Michael, la prego, mi violenti pure, ma non mi tocchi la coda di cavallo! Ehi! Le mie bellissime ciocche! Ora mi devo fare l'extension! E domani voglio vedere mia figlia X Factor, perché sennò ritorno! Esatto, io voglio l'autografo di Fedez! Ok, sentite tutto quello che volete, basta che ve ne andate, vi scongiuro! E se Morgan prova a eliminarla, ti taglia ai minchia, va bene? E questo non posso prometterglielo, insomma! Ma la guardi, fa schifo a cantare! Fallo! E meglio pittia! Ok, amonine, sandina, che mamma ci cala la pasta! E che pasta è, Kosoko? Allora, ti chiamo stasera, va bene? Ciao, grazie! Famiglia, ripazzi, psicopatici! I miei capelli! Tutto a posto, Saro! Ti sembra uno che è a posto? Ma che tatuaggio è? Una minchia a dopetto! Buongiorno. Buongiorno, signor psicologo. Ciao, Rosetta. Ciao, Michael. Buongiorno. E ciao anche a voi, ragazzi. Bene, ci siamo tutti allora, no? Michael, mi raccomando, non fare un saluto, mi fare fare male con bassa con signor psicologo. Ah, certo, perché non solo sogno con nodo, magari saluto. Ancora, muto. Lo stai vedendo? Signor psicologo, sta vedendo? Non si ci può parlare più, è un pazzo diventato. Ehi. Pazzo mi ci sta facendo a diventare tu. Ah, che certo, sono io e la colpa è sempre mia. Avanti, forza, davanti a tutti, dimmi perché. Su, ave 20 anni che ti dico di non ci mettere la cipolla in danzalata. Ma perché ci metti? E poi fai, non sapeva? E no, a me mi pare che tu lo fai apposta invece. Ah, sì, invece io a 20 anni che ti dico di non gittare pirita quando siamo coccati, perché poi ho fedo me lei sto buttare io. Ma certo, perché tu non abbi pirita, vero? Cosa? Vedo che io quando me ne vai a bagno. E comunque mi pirita non fedo una carogna, come chi ne do? Vuoi sapere perché ave 20 anni che ci mette la cipolla in danzalata? Vuoi sapere lei? Prego, mi dica.
Perché ci vuole di sentosse grande, ti pure e ti pulisce lo stomaco, così fosse qualche sera posso rompere senza muore raccomata! E allora dato che ti fa schifo rompere con me, stasera ti faccio rompere fuori, chi è cane? Senti Rosetta, non si può fare sta vita, eh? Io ti dico. Poi quand'è che non facciamo l'amore? 2 mesi? Perché non facciamo l'amore stasera? Proviamoci. Non è possibile. E perché? Perché la tua banana non funziona più. Banana non funziona? Perché non elimina sta gran fuggia? Ti faccio venire io se non funziona più. Ehi, hey, se non vuoi fare l'amore con me, io ti dico prima, ti lascio. Ah, sì, lasciami, così finalmente ci finisci di tagliare cipolle e metterci in insalata. Ma non ne voglio cipolle, non spacchi insalata. Ma la rugato è facchino, ora ti lascio io di farsi conna con gente neri. Provici, che t'ammazzo un costicchino di linfottino t'ammazzo. Ok, va bene così, diciamo che per oggi abbiamo fatto grandi progressi. Amuine, va. Che mala combassa. Sono sicuro che la prossima volta andrà molto meglio. Ehi, Maiko, mi dica, signor psicologo. Vedi che ci pure andare in salata, buona ci sta. E minchia, ancora? No, vabbè, era solo un consiglio, stai tranquillo. Ciao. Perché non va mangiato altro ci pure se vi piace questa storia. Ciao, Maiko. Oh, Rosetta. Face ma pace, dai, per favore. Ti porto a mangiare i pesci a capomulini. Vedi che tanto non c'è ambiente stasera. Ok. Che famiglia pessa.